Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Oggi vi torno a parlare del display multitouch che è montato sul Nexus One e che, come potrete vedere, è il solito che è montato anche sull'HTC Desire. Perché vi faccio vedere adesso questo video? Perché diciamo il display che è stato montato sul Nexus One portava dei piccoli problemi, diciamo di precisione sul multitouch. Il display è un ClearPad S2000 e questa applicazione serve per, diciamo, vedere precisione del display. I problemi quali sono? Che due punti ravvicinati non vengono ben recepiti. Vedete, in questo caso non è proprio precisissimo. Se invece io avvicino le due dita, viene soltanto un pallino. E l'altro problema è l'inversione delle due linee, vedete? Praticamente va dalla parte opposta. Questo è, diciamo, tradurlo nel linguaggio poi dell'utilizzo del terminale giornaliero non succede niente, nel senso che comunque io non ho notato assolutamente nessun problema. Può succedere magari in qualche gioco di avere qualche difficoltà. Adesso passiamo sul Desire. E come potrete vedere, il display è il medesimo, perché anche in questo caso abbiamo il solito problema. Queste sono le nostre linee. Appena invertiamo, vedete, non capisce quasi più niente. Se li facciamo da vicino, manca di precisione. Questo leggero difetto hardware è stato confermato dalla casa, da HTC, e soprattutto un confronto è stato fatto col Milestone, che monta un display con un pannello touchscreen molto più preciso. Comunque, almeno secondo il mio parere, questo non deve essere un freno per non farvi acquistare questi due fantastici terminali, perché comunque durante l'utilizzo quotidiano non ci se ne accorge assolutamente. Un saluto da Diego di Tecnofan. Ciao!